Infatti il risultato, mi aspettavo qualcosina in più, però in questo momento non gli posso dire, ragazzi, comunque hanno dato tutto. Vediamo che alla minima, al minimo errore prendiamo gol, facciamo fatica in questo momento a metterla dentro. Peccato, perché mi aspettavo qualcosina di diverso, ma più che altro per me sul personale. Poi il mio sogno io lo porterò sempre avanti, perché per me questa maglia è tutto, sinceramente non l'abbandono per una sconfitta. Sta attraversando un momento buio, la squadra fa fatica in questo momento, è inutile nascondersi, fa fatica in questo momento perché vuole fare però non riesce, è un po' bloccata anche mentalmente, più che altro, soprattutto mentalmente. Secondo me gli basta qualche risultato per far scattare questa scintilla, però me lo auguro al più presto possibile. Rispetto, sì, una squadra di tutto rispetto, una squadra costruita per un altro tipo di classifica, però in questo momento la classifica dice questo, i calciatori dicono questo, non ci possiamo nascondere che in questo momento si fa fatica. Basta una scintilla, basta un episodio favorevole, perché se tu fai gol all'inizio, sì, comunque va avanti un'altra partita, ragazzi prendono coraggio e fanno vedere ancora una volta quello che stanno facendo, perché non credo che sono questi, perché comunque parliamo di giocatori importanti. Sì, sapevamo che era una partita un po' difficile, comunque campo stretto, sapevamo che era una partita un po' bloccata da tutte e due squadre. Noi per la situazione nostra, la Vita del Pesce dopo una sconfitta, si sapeva che era una partita a sbloccare, ti bastava l'episodio come è stato per farti cambiare la partita, l'andamento della partita. Davanti corrono, sono corazzate, però come hai detto tu prima, il campionato è lungo. Io mi auguro che già da sabato l'Avellino faccia un'altra prestazione, perché sinceramente vederla in questa classifica in questo momento così soffrendo così mi fa male.